Fili! Ogni volta io lo devo picchiare a questo signore. Aia! E oh, basta! Ci svegliamo! Oh, madonna! Perché mi hai chiamato qua su Ghiaccio? Perché ti ho chiamato? Innanzitutto sono Gennaro, quindi mi devi trattare come Gennaro, ok? E sono qui per insegnarti come provarci con le ragazze, caro Fili. Ma io lo so, ovviamente, cioè io sono la persona migliore per rimorchiare le ragazze. Ah, davvero? Sì, sì, assolutamente sì. Immagino che questi tacchi a spillo abbiano, questi baloni col tacco abbiano aiutato. Ascolta, avevo 2 minuti per chiare questo avatar e qualche problema. Ecco, zitta. Onestamente sono un bonazzo io. Guarda Gennaro, che io, figo. Beh, ovviamente sono il migliore, guardami. Sì, figo. Ascolta, già ho un cappuccio che sembra una volpe. Non rompere, iniziamo. Ok, che cosa devi fare? Allora, il primo consiglio che ti posso dare per provarci con una ragazza. Un regalo di Natale! Wow. E questo è perché non sei fidanzato, ecco perché. Ho trovato una cosa bellissima! Ho trovato la una tua cosa dignità. Bellissima! No, quella l'ho già persa. Allora, prima di provarci con tutte le ragazze di oggi, ok? Ho cercato di invitarne qualcuna. Ti dovrei cambiare di aspetto. No! Come no? Sì, devi farlo. Sono bellissimo così, scusa. Almeno quei tacchi, devi togli quei tacchi, ti scongiuro. Va bene, ok. Ah, grazie. Allora, cosa ho fatto? Ho invitato due delle ragazze con cui ho parlato l'altro giorno. Chissà, anche perché chissà, una chissà, ha scoperto chissà, che sono chissà, Jenny chissà, 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 e quindi chissà, se n'è andata, chissà, Ludo. Chissà, ho capito, chissà, adesso chissà, te le faccio chissà, vedere, chissà, vieni, chissà. Vieni con me. Sai com'è provarci con le ragazze, ovviamente, no? Vai, cioè, io adesso ti guardo, poi ti dico che cosa sbagli. Va bene. Oh mio Dio, quanto tempo ci stiamo mettendo. Prima, mi stai dicendo che non sei neanche allenato? No. Ma come no? Ma per avere una ragazza devi essere allenato, devi portarla in giro, devi farle fare cose. Se non hai energie, come fai? Ricordati che il carattere è la cosa che conta. Ok, non vorrei deluderti, però va bene. Comunque, nel frattempo che le aspettiamo, io mi metterei a guardare la neve. Così sembriamo più intellettuali di quello che siamo. Quanto tempo ci stiamo mettendo? Un po' di tempo, sai come siamo noi ragazzi, ci mettiamo un po' per prepararci. Ecco, lei lì è arrivata, penso sia Sofia la prima, ok. Io ti guardo da qui, va bene? Tu avvicinati. Ok, okay. Ci provo. Io mi metto qua dietro, vai. Bel fiore, ti posso cogliere? Che schifo di frase iniziale, che cosa ha detto? Oh. Se ne sta andando, oh mio Dio, Fili, che cosa hai fatto? Talmente contenta. Che? Gli ho detto questa frase che se n'è andata. Che bravo che sono. Era schifato semplicemente da quella frase. Non si inizia mai così, fiore, posso coglierti. No, le frasi così sono bocciate, ok? Ma bocciate. Perché voi donne dovete sempre lamentarvi? Guarda come si fa, guarda come si fa. Ehi, ciao. Lo sai che hai davvero dei begli occhi? Si intonano molto i tuoi capelli. Guarda, guarda che sto sorridendo. Mi ha detto pure grazie. Fili, devi imparare un sacco di cose da me. Fili, sapessi quante ne so io. Ok, Sofia, grazie mille. Ci vediamo più tardi, ciao, fiore. Oh mio Dio. Fili. Oh mio Dio, ok, ci sei. Che pizza che sei, non posso neanche dormire 3 cavoli secondi. Ho capito, ma che problemi hai? Dormi tutto il giorno. Allora, c'è Zaira lì, ok? Che è la ragazza dell'ultima volta. Quella che non ha ancora capito che sono io. Puoi provarci con lei, anche se un pochino voleva me, va bene? Zaira, Zura. La puoi chiamare come vuoi, va bene? Chiamala come ti pare. Ragazza? Ah, va bene. L'importante è che adesso tu vai lì e le dici: ehi, ti posso offrire qualcosa? Va bene? E le offri qualcosa, ok? Regola importante. Non va bene come quello di prima? No, per niente, fa schifo come quello di prima. Adesso vai. Ok, va bene. ciao, vuoi che ti offra qualcosa? Vuoi che ti offri qualcosa? Cioè, nel senso, no. Vuoi che usciamo insieme? Vuoi che andiamo in giro? No. Vuoi che tipo facciamo tante cose e giochiamo al parco giochi? Sta andando malissimo, devo andare ad aiutarlo. Fili! Fili! Che c'è? Stai facendo uno schifo. Sì, stai andando malissimo, ti ho detto offrigli qualcosa.
Infatti le ho chiesto se voleva offrirgli qualcosa, se voleva offrirmi qualcosa. Tu gli hai chiesto se voleva andare al parco. Digli, ok, posso offrirti la cena? Sicuramente lei dirà di sì, perché nessuno dice no a una cena gratis, ok? Prova. Ok, chiedo. Alve, sì, scusa per prima, comunque sono abbastanza un po' confuso in questo periodo. Comunque, vorrei, cioè, vuoi che io ti... cioè, nel senso, andiamo a cena fuori, offro io? Paghi tu, cioè, ovvio, cioè, mancherebbe. Ok. Sì! Oh mio Dio, ce l'ha fatta, finalmente ha detto sì. Ok, sto cercando di seguire Fili, sono venuti qui al caffè. Oh, ti prego, portami una cavolo di birra, ho sete. Come portami una cavolo di birra? Ma è lui che doveva offrire la cena a lei. Una birra, su, dai. Scordatelo, porco. Oh mio Dio, povera Zaira. Certo che Fili mi fa proprio arrabbiare, non si trattano così le persone. Oh, Zaira, mi dispiace, cavolo. Fili, ma cosa stai piangendo lì dietro la poltrona? Te lo meriti! Ma che cosa te lo meriti? Ma cosa hai fatto? Gli hai chiesto una birra! Aia, basta, mi fai male! Oh mio Dio! Ma capito, ma te li meriti questi colpi se fai lo stupido! Non è il male essere stupido, io cerco di avere una ragazza stupida! Sì, ok, è scortese chiedere una birra così. E poi gliel'hai offerta tu la cena, l'hai detto una bugia. No, è solo che sono stanco dopo 20 minuti di camminata. Ah, è vero, tu sei il tizio poco tutto. Oh, guarda, ho l'ultima spiaggia per te. Questa dovrebbe andare bene, va bene? È una ragazza bellissima. Ok, ha i miei stessi colori, guarda, l'ho proprio scelta. Bellissima, intelligente, molto studiosa. Infatti la troveremo a scuola, ok? Seguimi. Ok, Fili, l'ultima persona che andremo a cercare si chiama Marina, è lì dentro, sei pronto? Marina, okay. Marina, basta che non mariniamo la scuola e sono a posto. Oh Gesù, oh mio Dio, no, vieni con me. Ok, lo vedi che sta studiando? Mi sa che ha un libro in mano. Allora, a lei piacciono le persone intelligenti, ok, ovviamente come me. Devi chiederle se puoi fargli i tuoi compiti. Fidati, funzionerà. Non fai neanche 2 più 2 e tu mi vuoi chiedere di fargli i compiti. Ti aiuto io, dai, vai, su, coraggio, vai. Ciao Marina, ascolta, hai voglia che io ti faccia i compiti? Ciao! È così carina, è tipo la reginetta dei mari. C'ha pure la coroncina come me. Come mai? Ma non lo so, ti ho vista in difficoltà. Allora io ho voluto aiutarti. Va bene? Io? Dai, era una frase carina quella di Fili, lo ammetto. Sì, tu. Però ok, dai. Che materia è? Fisica quantistica. Oh mio Dio, fisica quantistica. Fili, come va con la fisica quantistica? Cosa si studia? L'economia? No. Ti aiuto io, vai. Lo troviamo, con internet ce la facciamo, vai. Va bene, ok, dai, passami i compiti, li faccio tutti io. Tieni. Grazie mille. Però, se io te li faccio, devi venire a casa mia, ok? Andiamo a casa mia e li faccio. Ti spiego anche come li faccio, se vuoi. Ah, ci porta a casa sua, bella mossa, Fili, andiamo. Ok, ragazzi, mi sono messa qui, sto facendo finta di essere un bellissimo bambino. Nel frattempo, spiamo che cosa sta facendo Fili con Marina. Bella camera e sediolina rosa. Grazie. 6 per 6, 36, asino, che sei diviso. Ma sei sicuro che quelli siano i compiti di fisica quantistica? Mi sembra un po' strano, però vabbè, lasciamolo fare. Finito! Oh, finito, finalmente. Ok. Spero si ricordi che cosa gli ho detto di fare. Allora. Ho finito i tuoi compiti. Ok, quindi fatto? Finiti, fatti, tutti corretti. Almeno spero. E comunque, devo dire che sono stato molto bravo a fare i compiti, ovviamente. Cioè, devo dire che sono abbastanza bravo. Però, volevo chiederti, intanto tieni i tuoi compiti. Sì, vai Fili, dai. Se vorresti uscire con me. Oh, quella faccia non mi piace. No, volevo solo che mi facessi i compiti. Oh, povero Fili, mi dispiace così tanto. Tu di questa volta non ho fatto niente di male. Mi piace un altro ragazzo, da giorni. Fili, succede, vengo qui a rincuorarti, dai, mi dispiace. Gennaro, lui, come le piaccio io? Ma mi piaci tu,